Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania. Saluto Matteo Aldamonte. Ciao a tutti. Un ringraziamento particolare e speciale alla Presidente della Federazione Italiana Gioco Handball, Pasquale Loria, che ha raccolto il nostro invito. Grazie Presidente. Buonasera, grazie a voi. Solitamente abbiamo questi due appuntamenti ormai consolidati all'inizio stagione, poi a metà, insomma, a metà che solitamente coincide. Appuntamento natalizio, come come mercatini. Ok, questo per ridurre il tutto ad una dimensione che, insomma, non credo debba appartenere ad un movimento che, credo, passi agli archivi, Presidente, un anno, il 2022, sicuramente importante dal punto di vista della crescita. Lo abbiamo analizzato in vari momenti, in vari step, ecco, in maniera complessiva credo di sì, no? Sì, sì, un anno molto impegnativo perché abbiamo dovuto affrontare tante competizioni a livello internazionale, molto spesso delle competizioni nuove per noi, perché i campionati europei elite, così come il campionato del mondo under 20 femminile, sono esperienze nuove e impegnative, quindi sia dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista della programmazione economica finanziaria, di bilancio, perché le competizioni di secondo livello, i championship, costano di meno delle competizioni di primo livello, quelle elite, quindi abbiamo dovuto fare con un bilancio che è rimasto più o meno lo stesso o anche ha avuto qualche contrazione nei finanziamenti, diciamo quelli pubblici, quelli là ordinari, abbiamo dovuto fare sicuramente di più. Ci siamo riusciti anche grazie al fatto che diciamo un paio d'anni fa abbiamo avuto l'idea di investire sulla casa da pallamano e questo ci ha permesso di raccogliere, economizzare, cominciare a raccogliere i frutti. Ecco, poi di questo ne parleremo, abbiamo preparato, Matteo ha preparato un servizio ad hoc proprio per insomma focalizzare la nostra attenzione sulla casa da pallamano. Allora, Matteo, prima di entrare insomma nel vivo della trasmissione, ancora prendendo spunto da questa prima riflessione del Presidente, mi viene naturale pensare che è ovvio, insomma, che quello che è stato storicamente il budget federale a disposizione della FIGH diventa poco capiente rispetto a questa volontà, ma anche a questi risultati ottenuti, cioè il fatto di voler alzare l'asticella credo che si scontri un po' da questo punto di vista con quello che è stato normalmente il budget della FIGH. Sì, sì, certamente non è più sufficiente. Bisogna trovare nuove forme di non finanziamento. Non basta il livello tecnico, insomma, no, bisogna essere di pari passo. Si spera solo che magari alzando il livello tecnico si riesce a essere anche più competitivi dal punto di vista della proposta commerciale. Però sotto questo aspetto dobbiamo dire che siamo ancora un po' lontanucci, ecco, rispetto a altri sport che hanno leghe e campionati molto competitivi. Appetibili. Per esempio, appetibili, per esempio, siamo qui nella casa della pallavolo dove domenica due squadre italiane hanno vinto in Brasile battendo due squadre brasiliane la Coppa Intercontinentale, quindi certo, il campionato del mondo per club. Le nazionali sono campioni europee, campioni, vice campioni del mondo, eccetera, eccetera, quindi è chiaro che la vendibilità del prodotto è maggiore. Poi al limite insomma focalizzeremo insomma in uno di questi appuntamenti proprio l'attenzione su quello che può essere poi l'appeal del brand FIGH. Parliamo di campionato partendo dalla Serie A Gold, Matteo. Ed è un campionato che è giunto, anzi giungerà sabato all'ultimo turno del 2022, ci arriva con una costante, ovvero il fatto che Bressanone continua a fare risultato, ennesima vittoria consecutiva per la formazione altoatesina che continua a stare in alto in classifica. Ogni settimana però ci sono scontri interessanti, scontri diretti, accade, arrivano novità come ad esempio quella che riguarda Sassari con il cambio di allenatore, poi vedremo anche l'annuncio ufficiale, anzi per il momento solo con le dimissioni del tecnico Luigi Passino, però facciamo il punto nel servizio e presentiamo il prossimo turno, l'ultimo dell'anno.
Brixen sempre davanti, sempre in battuta, sempre protagonista. La classifica è orfana di due partite da recuperare, ma la 14ª giornata di Serie A Gold è l'ennesimo messaggio inequivocabile lanciato dagli altoatesini all'arresto delle contendenti per il titolo. Vantaggio consistente sul secondo posto e classifica che rischia di dilatarsi, forse per la prima volta in questa stagione, tra le posizioni di vertice e quelle appena dietro. La capolista chiuderà il suo 2022 in trasferta contro il Secchia Rubiera, ma sempre sabato, intanto, nell'ultimo turno dell'anno solare non mancheranno, come ormai consuetudine, gli scontri diretti e le sfide incerte. Vedi Alperia Merano Sidea Group Fasano, gara tra due delle squadre più in salute del campionato. Pugliesi reduci dalla sbornia per l'approdo agli ottavi di European Cup. Altoatesini freschi di un successo pesantissimo al Pala Santoro, casa della Raimon Sassari. 30-27 che tiene i diavoli neri in zona playoff e d'altro canto vede i Sardis sprofondare al settimo posto e in una preoccupante crisi di risultati. Tanto dobbiamo ripartire da fondi prima della Supercoppa. Io in questo momento sinceramente alla Supercoppa non ci sto pensando neanche minimamente. Noi, per poter entrare nei playoff, che è il nostro obiettivo stagionale, da qua alla fine non dobbiamo più sbagliare una partita. Non dipende più neanche da noi, perché davanti hai tre squadre che ti separano dal quarto posto e non dipende solo più da noi. Noi dobbiamo pensare al nostro, dobbiamo pensare a fare i punti e dobbiamo anche purtroppo metterci nelle condizioni di sperare anche in qualche passo falso degli altri, ma i passi falsi degli altri non servono a niente se noi non riprendiamo a vincere le partite. Abbiamo preparato questa partita proprio perché volevamo vincerla, avevamo bisogno di questa vittoria, di questi due punti dopo queste due sconfitte che abbiamo incassato, e cerchiamo sempre di portare a casa quello che riusciamo. Oggi ce l'abbiamo fatta e merito di tutta la squadra, abbiamo un buon posizionamento in classifica. Di sicuro interessa anche il match della Pala San Giacomo tra Conversano e Cassano Magnago. Non ingannino gli 8 punti che separano le due squadre, visto che i lombardi, nelle cui fila saranno in campo gli ex Saitta e Monciardini, hanno confermato il loro status di mina vagante della Serie A Gold. In chiave salvezza, occhio anche a Carpi Team Network Albatro, meglio gli Aretusei fino ad ora trascinati dai gol del duo Gorela Souto Cueto, saliti a 13 punti dopo il successo casalingo contro il Campus Italia e usciti dalla zona rossa della graduatoria. Allora, presidente, mentre intanto la regia ci propone la classifica, così insomma in qualche modo focalizziamo anche visivamente quello che sta accadendo nel massimo campionato. Bressanone, unica squadra in battuta, primatista con merito, sorpreso o insomma c'era da attendersi un Bressanone primo praticamente? No, sorpresa, campione no. D'inverno. Bressanone già aveva l'anno scorso una squadra, diciamo, competitiva, ha fatto in estate un rafforzamento del roster importante perché ha molti giocatori, quindi ha molte rotazioni, quindi poi Ciutura si è messo a fare allenatore, quindi questo non disperde più le sue energie tra campo e panchina. Ha sicuramente favorito la crescita della squadra, quindi pieno merito, ma anche non grande sorpresa, ecco, diciamo. E poi c'è un bel campionato subito sotto, sì. Oltre a Bressanone c'è un bel campionato perché sono tutte là, tutte vicine, e nota di merito forse in questa fase soprattutto a questo Merano così giovane con tanti azzurri, azzurrini, che sta giocando davvero una bella stagione. Sì, anche il Merano, ecco, sta portando avanti un progetto di crescita, già l'anno scorso aveva dato segnali importanti, poi i ragazzi crescono, Jürgen Prantner sta facendo un ottimo lavoro, la società è focalizzata su questo tipo di strategia, va bene, va benissimo, ma c'è un campionato combattuto, con partite sempre punto a punto tutte i fine settimana. Chiaramente dobbiamo fare uno sforzo in più, un salto di qualità, soprattutto nel ritmo, nell'intensità. Giochiamo ancora un po' piano, ecco, questo lo dimostra anche la situazione che si è verificata in Europa, siamo usciti un po' tutti. Onore al merito al Fasano che ha superato due turni, è entrato nelle prime 16 della IHF Cup e ci auguriamo che possa andare anche più avanti, perché secondo me la partita col Sesved è giocabile. Allora, presidente, ci stai bruciando rapidamente la scaletta. Allora, ascoltiamo intanto, anche per
insomma, in qualche modo inquadrare bene quella che sicuramente possiamo considerare un'impresa, considerando i risultati ottenuti alla palla a mano per club a livello internazionale della Junior Fasano. Ascoltiamo le interviste realizzate dopo l'impresa dello scorso fine settimana, l'accesso agli ottavi di finale. Ma è stata la partita che ci aspettavamo, perché comunque a loro hanno una panchina molto più lunga della nostra e quindi hanno accusato meno la fatica di ieri. Noi eravamo cotti a un certo punto della partita, poi inconsciamente il più 10 di ieri ci ha condizionato anche non volendo ed è venuta fuori una partita di sofferenza che comunque nel momento più critico siamo riusciti a riprendere per i capelli. Qual è stata realmente la differenza fra ieri e oggi? Perché come si passa da un più 10 a praticamente un meno 10? Si passa che io ero convinto ieri prima della partita che loro, che il Lions è una squadra fortissima, non ho avuto la conferma oggi. Noi ieri avevamo forse l'energia a mille, sia psicofisiche, e ci è andata tutto bene, abbiamo fatto la gara perfetta e c'è stato il più 10. Oggi noi, ripeto, abbiamo avuto un calo fisico ma fisiologico proprio, e loro da grande squadra ne hanno approfittato in ogni situazione. Oggi è dovuto anche alla spinta del pubblico, che è stata una cosa fantastica, infatti vorrei anche ringraziare soprattutto il pubblico in questi due giorni, non solo oggi. Quello è un aspetto fondamentale non solo per me ma per tutti i giocatori, perché è veramente una carica emotiva molto forte, soprattutto nel calo, soprattutto fisico, che abbiamo avuto durante il secondo tempo. La spinta del pubblico è stata fondamentale per restare aggrappati alla partita e per dare il là, per poterla vincere e portarla a casa. Ed ora, Matteo? Ed ora ottavi di finale che si giocheranno a febbraio. Come anticipava il presidente, l'avversaria è croata, è la squadra del Sesvete che occupa il secondo posto nel girone B, perché il massimo campionato croato ha due gironi, è dietro allo Zagabria. Dobbiamo dire che chiaramente a questo punto della competizione tutte le squadre sono attrezzate, soprattutto quelle della prima urna, quella da cui arrivano i croati del Sesvete, però al tempo stesso Fasano ha evitato squadre come il Gorenje Velenje, formazione slovena con grandissima tradizione, il Naerbo è la squadra che l'anno scorso ha vinto il torneo, che aveva eliminato sia Sassari che Conversano, quindi sicuramente è un turno dove Fasano, se riuscirà a giocare soprattutto come ha fatto nella prima partita contro i Cambit Lions, squadra che gioca una palla a mano molto veloce, potrà dire la sua. Ecco, da questo punto di vista Figiac, presente, invoglia, no? I club, incentiva, se vogliamo, per usare un termine forse anche più appropriato, i club italiani alla partecipazione, ma non solo, anche al superamento dei turni. Sì, sì, c'è un contributo da parte della federazione per il superamento del turno, e per organizzare in casa chiaramente una o anche due partite, perché in queste fasi, soprattutto nei primi turni, si può fare il doppio match nella stessa sede. In passato molte volte le squadre italiane andavano a giocare entrambe le partite all'estero. Quasi considerando la Coppa un fastidio. Con questo sistema stiamo cercando anche di tenere le squadre in Italia, quindi l'evento in Italia, e quindi poi invogliare anche a giocare per il passaggio del turno con un incentivo in questa direzione. Ovvio che dopo tanti anni di assenza da parte dei club italiani dal palcoscenico internazionale, ecco, è necessario riavviare da questo punto di vista il motore, e il Fasano ha tracciato sicuramente. La Coppa è anche il sorteggio certe volte, quindi non dimentichiamolo, soprattutto in una coppa come questa, che non è organizzata a gironi, a fase a gironi, ma è organizzata con match KO matches, diventa per anche il sorteggio che diciamo può... che qualche altra è stata un po' meno favorita. Il Fasano è stato bravo, però comunque ha avuto un paio di sorteggi meno, diciamo, meno decenti, ecco. Da questo punto di vista, Matteo, passando dall'attività dei club all'attività delle nazionali, vivremo un dicembre particolarmente intenso per quanto riguarda la preparazione delle selezioni azzurre. La fine dell'anno è sempre un momento in cui le nazionali azzurre si ritrovano, ci saranno tanti appuntamenti, lo vediamo fissandoli con le date anche grazie all'aiuto della grafica. Si parte innanzitutto in questo fine settimana con la prima uscita delle primule azzurre, la squadra federale al femminile che giocherà il primo concentramento, la prima fase eliminatoria di Youth League a Salerno. Successivamente
ovviamente sarà la volta sempre Youth League, seconda fase eliminatoria per i ragazzi invece del Campus Italia, con la denominazione Campus Italia ma con grande parte di giocatori del biennio 2006-2007 e una porzione di atleti dell'attuale squadra federale. Poi toccherà soprattutto alle nazionali, perché c'è la nazionale maschile innanzitutto, che gioca due amichevoli di grande prestigio in Croazia tra Natale e la fine dell'anno, e nello stesso periodo si ritroveranno a Cassano Magnago l'Under 21 maschile e la nazionale di beach handball femminile, che invece sarà di scena a Chieti. Per l'Under 21 maschile tra l'altro è tutto finalizzato poi a quello che dovrà accadere a inizio anno, 6-8 gennaio le qualificazioni ai mondiali a Chieti. Ecco, riprendendo un po' il discorso che facevamo proprio in apertura di questo appuntamento, gran parte degli stage saranno tenuti dalle nazionali, dalle rappresentative nazionali a Chieti presso il centro tecnico federale, che come già anticipava il presidente Loria ha rappresentato sicuramente una svolta nell'organizzazione complessiva dell'attività azzurra. Vediamo questo servizio, presidente, e poi andiamo ad approfondire anche i temi dettati in qualche modo dalla presenza del centro tecnico federale della Casa della Pallamano. I numeri confortano la scelta. La decisione assunta 2 anni fa dalla Federazione Pallamano di dotarsi di un centro tecnico federale, la Casa della Pallamano di Chieti, ha colto nel segno, perché nel rispetto delle spese budgetizzate nell'ambito del capitolo riservato alle attività delle squadre nazionali è aumentato in maniera considerevole il numero dei giorni di allenamento per le rappresentative azzurre, facendo registrare a consuntivo anche considerevoli risparmi. In presenza di investimenti di previsione rimasti di fatto invariati, si è lavorato molto di più, si è speso di meno, con un significativo numero crescente di rappresentative, ben 8 nel 2022 tra indoor e beach handball, e in condizioni logistiche decisamente migliori. A confortare l'analisi provvedono i numeri. I giorni di lavoro delle nazionali azzurre sono passati dai 265 totali del 2017, sommando tutte le squadre senior e giovanili, indoor e di beach, ai 293 del 2022, circa un mese in più su base annua, a fronte, bilanci alla mano, di una spesa che 5 anni fa sfiorava il milione di euro e che ad oggi si attesta su 689.000 euro per circa 275.000 euro di minori costi. Ma la Casa della Pallamano di Chieti è anche altro, non soltanto il punto di ritrovo delle rappresentative azzurre, è la sede del Campus Italia, la squadra federale Under 18 sostenuta da un mix di finanziamenti privati e la collaborazione forte e sempre più stabile con la Regione Abruzzo. E poi gli eventi, tanti. Le selezioni nazionali torneranno a Pescara e Chieti per sfidare la Lettonia a marzo nel caso degli uomini nelle qualificazioni europee e la Slovenia ad aprile alla femminile per le qualificazioni mondiali, promettendo un nuovo successo di pubblico come quello dell'autunno scorso. A fine stagione spazio, coinvolgendo oltre a Chieti anche questa volta i comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo, alle finals di Serie A2 maschile e femminile e alle finali giovanili Under 20 e Under 17, con decine di squadre provenienti da tutta Italia e migliaia fra atleti, addetti ai lavori e tifosi che ancora una volta raggiungeranno l'Abruzzo nel nome della pallamano. Ecco presidente, riprendendo soltanto 2 numeri rispetto a quelli snocciolati da Matteo nel suo servizio, circa 30 giorni di allenamenti in più per le squadre nazionali, che insomma su base annua non sono affatto pochi, e un risparmio rispetto al 2017 di circa 300.000 euro, 275.000 euro. E questo è il segreto? Ma questo sì, è parte del segreto. I giorni sono anche di più, perché se poi consideriamo che Campus Italia si allena tutti i giorni, ed è praticamente la struttura, l'ossatura della nazionale. Ah, quello poi è un capitolo ulteriore. 18, insomma, esatto. Sono anche di più, perché abbiamo ristrutturato attraverso il progetto Campus Italia e Primo le Azzurre anche il sistema di selezione. La partecipazione alla Youth League è diciamo una trovata che contribuisce a razionalizzare non solo la parte sportiva ma anche le spese, perché chiaramente non si organizzano più gli stage di preparazione e di selezione, perché non si deve andare in giro a cercare degli amichevoli. C'è un percorso per
le giovani esordienti e i giovani all'ingresso nell'attività delle squadre nazionali e internazionali, che è mediato da questa partecipazione attraverso Campus Italia e Primo Le Azzurre alla Youth League. Quindi e questo significa anche la possibilità di portare in giro questo marchio, di portare un po' in tutta Italia questo progetto. Perciò ci sono questi giorni in più di allenamento, ma c'è anche molto altro. E poi c'è soprattutto questo fatto di aver stretto un rapporto importante con la Regione Abruzzo, ecco, certo, che partecipa anche al finanziamento di questa attività. Ci sono moltissimi eventi in Abruzzo, mi rendo conto che è sovraesposto l'Abruzzo rispetto anche ad altre regioni da questo punto di vista, però è una necessità, perché qui abbiamo impianti, abbiamo organizzazione, abbiamo rapporti anche di fornitura consolidati e poi abbiamo il sostegno della parte pubblica e anche di alcuni imprenditori privati. Quindi è chiaro che questo è un progetto questo, che non l'auspicio è che non sia chiusa soltanto l'Abruzzo, ma è replicabile anche in altri contesti, in altri territori. Stiamo iniziando a replicarlo anche in Emilia Romagna con le finals di Coppa Italia e con il Festival della Pallamano. L'auspicio è di replicarlo e bisogna trovare delle condizioni non solo di relazione con le istituzioni, ecco, ma anche di impianti e di disponibilità del territorio, in alcune località, aree e zone per riuscire a organizzare operazioni di questo tipo qui. Bene, ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi ritorniamo di nuovo a sfogliare le nostre pagine, perché dopo aver concentrato la nostra attenzione sulla parte maschile in relazione soprattutto alla Serie A Gold e al giro di boa, praticamente terminato il giro d'andata, la Serie A femminile. A tra poco. Spot, il promo ci introduce già in quello che sarà sicuramente l'argomento che terrà banco nella prossima settimana, il Supercoppa Day. Io direi però di anticipare un attimo il discorso relativo alla Serie A Gold, alla Serie A femminile, Serie A Gold e quella maschile, che è al giro di boa, Matteo, ha cristallizzato un po' i valori dopo il giro d'andata. E ci è arrivata con la Cassa Rurale Pontinia, che raggiunge di fatto un traguardo che, seppure figurato, è un traguardo storico per la società laziale, ovvero il titolo di squadra campione d'inverno. Chiude in vetta alla classifica l'andata appunto della regular season, accede da prima della classifica alle finals di Coppa Italia, dove incrocerà l'ottava della graduatoria, ovvero il Cellini Padova. Nel servizio vediamo anche il tabellone, quello che ci aspetta sia in Coppa Italia, ma facciamo il punto proprio, come dicevamo, su come è andata questa prima porzione di stagione femminile. Cassa Rurale Pontinia campione d'inverno. Il titolo è solamente figurato, ma il traguardo è notevole. Alla sua terza stagione nella massima serie, palcoscenico calcato prima solamente nell'anno 2006-2007, il club laziale chiude il girone di andata in vetta alla classifica della Serie A1 e con un ruolino di marcia fatto di 10 vittorie in 11 gare. C'è soprattutto questo tra gli highlights della undicesima giornata di regular season, che vede Pontinia trionfare 27-26 sul sempre ostico campo del Cassano Magnago.
Intanto cerchiamo di goderci questo momento, faremo un po' di festa, ci saluteremo per passare un bel Natale, poi immediatamente dopo Natale di nuovo al lavoro perché ci aspetta la trasferta di Erice, mentre incominciamo a ragionare su quella che sarà l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Il sodalizio laziale per ora giustamente festeggia. Nel contempo però la fine del girone di andata consegna agli appassionati anche la griglia dei quarti di finale della prossima Coppa Italia, dove entrambi i lati del tabellone promettono sfide equilibrate e soprattutto semifinali potenzialmente di fuoco alla luce della attuale evoluzione del campionato. Salerno ed Erice infatti chiudono il loro 2022 seguendo a ruota Pontinia, 36-21 delle campane maturato sul campo della Secur Fox Ferrari, Rara 25-20 casalingo della C Lifestyle Erice su Padova. In coda punti salvezza di valore inestimabile per Mezzocorona che in trasferta alla Pala San Nicolò stoppa sul nascere la serie positiva di Teramo e si impone col finale di 27-22. Il giro di boa della Serie 1 blocca adesso il campionato fino al 2023. Spazio alla Youth League Under 20, mentre la massima serie tornerà il prossimo 7 gennaio, un mese prima della Final Eight, con l'avvio del girone di ritorno. Bene, e allora l'altra metà del cielo dice Pontinia, presidente. Insomma, anche in questo caso, insomma, percorso un passo falso, prima partita contro Erice e poi un filotto di 10 vittorie. Sì, sì, molto bene. Anche qui, frutto di una crescita costante negli ultimi anni. Sì, sono molti tanti però, comuni tra sì, Brixen, però, insomma, maschile e Pontinia. Però nel femminile è addirittura più equilibrato perché sì, delle prime tre in classifica, escludendo il Bressanone che è un po' diciamo, la sorpresa negativa di questa prima parte di stagione, Salerno ha vinto con Erice, Erice ha battuto il Pontinia e il Pontinia ha battuto Salerno, quindi insomma siamo allora lì. Allora dimostra la classifica in tre punti. La classifica esatto, è eloquente da questo punto di vista, c'è molto equilibrio che arriverà fino, passando per la Coppa Italia, arriverà fino ai play-off e quindi diciamo non c'è un pronostico in questo momento. Difficile azzardarlo. Penso che sia altrettanto difficile, Matteo, azzardare un pronostico anche nel Supercoppa Dei, no? Direi... Anche perché è partita secca, non bisogna tener conto di quelli che sono insomma i valori emersi nel corso della stagione. Assolutamente sì, e l'abbiamo visto anche l'anno scorso per esempio nella Coppa Italia maschile, dove è arrivata una squadra che poi Sassari, che non ha poi certo confermato quello stesso rendimento nel corso della continuità della regular season, che è una storia completamente a sé, e quindi sì, assolutamente Bressanone Salerno è una partita apertissima, così come Conversano Sassari. Super Coppa Dei, presidente, che si rinnova settimana prossima a Chieti, 21, copertura Sky, questa è la dimostrazione anche dell'attenzione, no, dei media nazionali quando un prodotto risponde a determinati requisiti. Sì, è il caso appunto degli eventi organizzati dalla federazione, il Super Coppa Dei, poi la Coppa Italia, sono eventi che sono ormai coperti abitualmente dalla piattaforma Sky e quindi... Quanto è inciso secondo la visione della federazione anche questa idea di mettere insieme l'evento maschile con l'evento femminile? Ma parecchio, secondo me la cosa è piaciuta anche ai nostri interlocutori, quindi penso che sia stata un'idea al momento vincente che stiamo riproponendo anche nelle finali giovanili, insomma un po' in tutti gli eventi che riguardano l'assegnazione di titoli, tranne chiaramente i due massimi campionati dove ci sono i play-off e dove dovremo lavorare anche su. Ricordiamo le coordinate, Matteo, insomma, memo per gli appassionati del Supercoppa Dei. Per seguirlo il prossimo 21 dicembre alle 16 si parte con la finale al femminile, quindi Brixen Südtirol contro Iomi Salerno, e a seguire alle 18 si affronteranno Conversano Raimond Sassari, diretta su Sky Sport Arena, canale 204 in TV, ma non soltanto, perché c'è la possibilità di seguire la partita in chiaro sia su Eleven Sports che sulla pagina Facebook della FIGH. Disponibili biglietti che peraltro stanno andando a ruba su Viva Ticket, insomma c'è una buona dotazione, ma insomma bisogna affrettarsi perché d'accordo sono un po' tanti a seguire live, non soltanto in TV, il doppio impegno. A proposito di impegni,
ne parlavamo prima, lo accennava il Presidente, questa è anche la settimana riservata alla Youth League al femminile. Esattamente, e ci sono, come dicevamo in precedenza, le convocazioni per le primule azzurre, quindi la squadra federale al femminile, che vede, come vedete, 18 convocati a disposizione di Liliana Ivaci, inserite nel percorso di selezione che porterà poi alla nazionale, che debutterà con i campionati mediterranei e successivamente in estate con gli appuntamenti appunto estivi riservati quest'anno, in questa estate, alla pallamano femminile. Naturalmente è una selezione che tiene anche conto delle atlete che hanno la possibilità invece con i rispettivi club di giocare la Youth League, però al tempo stesso, come ricordavamo anche su federhandball.it, permette a queste atlete che non avrebbero altrimenti la possibilità di misurarsi con un campionato nazionale di farlo con la maglia della squadra federale. Ecco Presidente, questo è il varo della seconda, no? Generazione delle primule, se pensiamo al percorso però se pensiamo al percorso delle ragazze che hanno praticamente cominciato il loro percorso con le MHC e terminato lo stesso percorso con la partecipazione ai campionati del mondo di prima fascia, questo nella scorsa estate, cosa c'è da attendersi da questo nuovo gruppo? Quello è stato un percorso passato attraverso anche percorso, la vittoria, che poi di giustamente diceva la seconda, perché poi il primo e il secondo ciclo si sono fusi a un certo punto, attualmente poi hanno una squadra risultante da tutte e due, è diventata praticamente quasi la nazionale senior. Ma ci si aspetta continuità, solo dando continuità a questo tipo di lavoro sulle selezioni giovanili e sulla partecipazione a livello internazionale delle rappresentative giovanili, si può ipotizzare di avere nel medio-lungo periodo un miglioramento degli standard e anche della competitività delle nostre squadre. Io questo gruppo non l'ho visto ancora, mi riprometto di vederlo a Salerno in questo primo raggruppamento della Youth League, però diciamo mi dicono che è un gruppo abbastanza promettente, considerando anche il fatto che la classe d'età 2006-2007 è la classe d'età della pandemia, e quindi è quel biennio più penalizzato dallo stop della pandemia e da tutto quello che poi ne è derivato anche in termini di possibilità di accesso nelle scuole, di fare reclutamento, comunque proprio di attività quotidiana, quotidiana, perché non c'erano le palestre, eccetera. Bene, un tratto che congiunge un po' le tre edizioni e la presenza di Liliana Ivaci sulla panchina, certo, signora della pallamano italiana, una polizza assicurativa, no? Lei per le ha una grandissima esperienza, un ottimo approccio soprattutto con le ragazze giovani, e quindi poi anche la capacità di far crescere degli allenatori giovani, quindi al suo fianco ora ci saranno nuovi allenatori, nuove allenatrici, quindi si cercherà anche di investire in questo settore qui. Bene, Matteo, credo che abbiamo detto tutto, insomma avevamo una scaletta abbastanza ricca. Non dimentichiamo che nel prossimo fine settimana ritorna la Serie A Gold e abbiamo gli appuntamenti con Eleven, che è in diretta su Eleven Sports, anche su Eleven la pallamano internazionale, quindi stasera c'è la Champions League alle 20:45 e poi domenica c'è la Bundesliga. Grazie Presidente. Grazie a voi, grazie a tutti, buon Natale, buon anno nuovo, un 2023 che inizierà a Chieti con le qualificazioni mondiali maschili Under 21. Esatto. Lì dobbiamo giocarcelo, perché se no siamo sempre i primi dei non eletti. E di questo, ovviamente, Presidente, insomma, ama spoilerare quelli che sono poi gli argomenti, avremo modo, tempo, tanto per trattare, perché sarà a gennaio, ricordiamo dal 6 all'8 gennaio, un appuntamento di fondamentale importanza presso la Casa della Pallamano, ma ne parleremo nei prossimi appuntamenti. Grazie a Matteo Aldamonte, grazie ancora al Presidente Loria, grazie, auguri Sabina a tutti. Alessio al coordinamento. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo, arrivederci.